Ciao ragazzi, io sono Razzler e bentornati a un nuovo episodio di Total War Warhammer 2 con i nostri vampirozzi. Vampirozzi che nello scorso episodio hanno fatto una certa strage perché siamo riusciti con il nostro Manfred e il suo esercito a conquistare tutta la Silvania occidentale e adesso abbiamo anche dichiarato guerra allo Stirland che abbiamo sconfitto qui alla Contrada. E quindi abbiamo anche quest'altra cittadina che praticamente fa provincia a sé stante e ci stiamo ricostruendo, abbiamo insomma ricostruito i nostri ranghi più numerosi che mai, abbiamo sbloccato i Cavalieri Neri che sono una vera e propria potenza, anzi se andate a recuperare l'episodio precedente vedete che i Cavalieri Neri hanno fatto insomma, un sacco di kill. Abbiamo una ricerca disponibile. Più 10 di armatura per le unità di scheletri guerrieri e lancieri scheletrici, non è male. E c'è anche il mantenimento che verrebbe azzerato. Wow. E qua da più 2 di grado per le unità scheletriche di zombie. Questi secondo me sono tutti potenziamenti, tutte tecnologie che vanno sbloccate perché sono veramente ottime. Cioè, guardate quanti scheletri che ho. Annullare il costo di tutte queste unità è un qualcosa di overpowered, non c'è altro da dire. C'è altro che posso fare? Credo proprio di no. Lui per il momento resta fermo. Wolfric, eh sì. Beh, sono 281 soldi che si prende. Come si chiamano sti soldi? Le magie oscure. Però va bene, dai. Ci può anche stare. Ah già, è vero, noi dobbiamo far arrivare il necromante qui. Per completare la missione che ci darà 1500 di magia oscura. Là a nord sta succedendo qualcosa ed è qualcosa che non mi piace. Questi orchi si sono mossi, si stanno muovendo davvero in modo pericoloso. Fai vedere un po'. Stanno distruggendo tutto. Chi sono questi? È l'Ostenmark. E l'Ostenmark lo stanno facendo a pezzi. Stanno proprio distruggendo tutto. Nonostante tutto hanno ancora due insediamenti e sono 73esimi. Sarebbe anche il caso di attaccare il Tablekan qua. Sono 141esimi come fazione. Io però non voglio nemmeno sottovalutare il fatto che qui a sud ci sono nani. I nani sono un discorso che dobbiamo affrontare prima o poi. Però. Facciamo le cose con calma e andiamo a occuparci innanzitutto dello Stirland. È abbastanza lontano Wurtab, quindi probabilmente è il caso di attaccare prima Njeldling. O Njedling, forse è più corretto dirlo. Non è spostato questo eroe. Ah, già è vero, mi sono dimenticato. Beh, senti, fatti una corsa. E vattene in questo esercito, ciccio. Non riesce a fare tutto d'un fiato, eh? No, vero. La contrada la posso far salire di livello. Villaggio corrotto livello 2. C'è altro che posso fare? Sì, qui. Ad Lagendorf. Allora, sicuramente portiamo qui il villaggio a livello 3. E a Esk non c'è altro che possiamo fare? Proprio nada? Fai dare un'occhiata alle province. La contrada c'è di nuovo un problema di ordine pubblico perché c'è assenza di corruzione. E assenza di corruzione come la giusti? Come la giusti l'assenza di corruzione? Qua possiamo far salire questo forte a livello 2. E qua c'è un bel problema. Ma io per sfizio, ma se sposto lui qui, anche se da solo senza un esercito, beh, migliora soltanto di una l'ordine pubblico. Allora, il fatto è che se io attivo il decreto per l'ordine pubblico, poi non mi sale la corruzione. Quindi è un po' un gatto che si mangia la coda. Qua bisogna assolutamente provvedere perché
Io dovrei portare questa struttura a livello 2, cioè a livello 3, perché così ho la corruzione vampirica nelle province adiacenti di più 2, che altrimenti sta contrada rischio veramente che diventa un territorio dove possono nascere degli atti ribelli, e non è positivo come cosa. E per il momento rimaniamo così, per ordine pubblico meno 15 a turno. Togliamo le tasse, perdiamo anche gli introiti, ma sono così bassi che figurati. Scenderà anche di meno 3 ancora per via dell'instabilità della provincia, quindi arriveremo a un totale di meno 8. Forse si riesce a gestire. Forse riusciamo a recuperarla questa situazione. Qui a Nedling intanto è arrivato un esercito minuscolo, sarà composto tipo da 1 o 2 unità al massimo. Cioè sarà giusto un lord, infatti. Visto che le loro forze sono così ridotte, penso che sia arrivato il momento di attaccarli e devastarli. Vabbè, questo scontro ovviamente faremo la risoluzione automatica. Abbiamo perso un po' di truppe, però. Occupiamo l'insediamento. Abbiamo ucciso il loro lord. Qui possiamo sicuramente fare qualcosa. Beh, partiamo con la crescita, assolutamente. Ci sono da conquistare ancora Fresburg e sta laggiù e Wurtab. Ma il problema è che è veramente in piena. Cioè, sono degli insediamenti molto distanti e io non vorrei essere devastato da. Come dire, da tutto questo logoramento. Allora, scusami, ma tu non puoi. Ah, già, è vero, non puoi perché c'è lui che è di troppo. Ok. Il necromante si aggiunge e via, completiamo la missione e ci prendiamo 1500 di magia oscura. Ottimo. Paga il necromante per libro. Accumula 10.000. Paga il necromante per il libro. Totale magia oscura meno 5.000. Ma che è sta roba? Questo necromante non cerca di ingraziarsi, Manfred, non strisce i suoi piedi come fanno molti altri della sua stupida razza. Al contrario, osa mercanteggiare e persino minacciare un conte vampiro al culmine del suo potere. Manfred è incuriosito, sembra che questo verbo abbia trovato per caso un oscuro libro nefasto. Il conte Manfred può ovviamente mettere le mani sul libro, ma a un prezzo. Con un subdolo sorriso il necromante fa sapere di aver piazzato un sortilegio sul libro che lo distruggerà se il conte dovesse danneggiarlo. Manfred dovrà quindi accontentarlo per ora. Paga il necromante per il libro, totale meno 5.000. Wow, davvero? Ma allora, qui che cosa facciamo? Allora, io qua vedo che tutti questi potenziamenti sono da livello 7 in poi per le unità. Qua potremmo fare rinascita dalla non morte. Quindi per il momento non li facciamo perché non abbiamo unità a livello 7. Qua rinascita dalla non morte incide sugli alleati nelle vicinanze. Più 16 di disciplina e più 24 corpo a corpo. Non è affatto male. Però vedendo che Manfred va un po' in difficoltà, io gli farei sete che ripristina 4 punti salute al secondo. Facciamo i fete, pensiamo un attimo a difendere il nostro Lord. E io scusa, io come faccio a pagare? Che devo fare? Come faccio a pagare questo necromante? Cioè, se vado nella missione, che cosa devo fare? Devo cliccarci sopra e neanche me lo fa fare. E non so che cosa devo fare, sinceramente. Boh. Però devo accumulare 10.000. E li ho accumulati 10.000, stanno qui. O devo accumulare 10.000 magia oscura fino ad arrivare al. Cioè, 10.000 di magia oscura a partire dall'inizio della missione, penso. Vabbè, è una cosa che ci sta, che ci vuole tempo allora. Va bene. Qua no.
Sapete cosa faccio? Faccio un attimo una cosa un po' cattiva. Teletrasporto. Al momento non puoi teletrasportarti. Ah, perché ora mi posso teletrasportare. E questa è una battaglia che però mette a rischio le mie truppe. No. Senti, Manfred, per il momento resta nella guarnigione e recupera dalle ferite. Non c'è nient'altro che posso potenziare? Sì, qui. Cosa posso fare? Vabbè, abbiamo messo un poco di introiti. Mettiamo anche un poco di crescita. Che non guasta mai. E procediamo al prossimo turno. Per il momento teniamocelo questo nerromante. Vediamo se riusciamo ad accumulare 10.000 di magia oscura, perché sono incuriosito da questo libro. Oddio, non mi sto facendo un mago con molte abilità magiche, però chissà. Ah, ecco. Ah, si fa in automatico quindi. Perfetto, ha preso i suoi 5.000. Conte Manfred accetta il prezzo del necromante, ma quando mette gli occhi sul libro non rimpiange affatto di averlo fatto. Non rimpiange affatto di averlo fatto. È stato tradotto così? E gli ravvisa che si tratta di uno dei 9 libri di Nagash, scritti dal grande necromante stesso. Sposta un personaggio nella seconda provincia. Le acque malsane, per avere 1500 di magia oscura. Vabbè, è praticamente all'estremo sud rispetto a noi. Non è ai confini della mappa, però insomma, è abbastanza lontano. Cioè, intanto sto necromante rimane con noi, lancia incantesimi. Vabbè, se ci tieni tanto, resta con noi. Resta con noi, non te ne pentirai. C'è qualcosa che posso fare? No, proprio a livello di costruzione non posso fare niente. Il problema è che sono bloccato qui. Beh, bloccato, bloccato non proprio. Chi potrei reclutare eventualmente? Nessuno di importanza. E io vorrei anche andare ad attaccare Vurbad, ma già sto abbastanza ridotto male con le unità. Facciamo una cosa, riposiamoci un altro po' e poi dobbiamo fare anche qualcosa per tutto questo. Queste zone incontaminate dal potere dei vampiri, dall'essenza dei vampiri. Perché c'è una unità di orchi che sconfina e entra nel mio territorio, prendendosi anche il logoramento da vampiro? Allora, dobbiamo avere il tributo e perdere. Se gli diamo il tributo perdiamo 1000 di magia oscura, però abbiamo più 4 di ordine pubblico. Altrimenti perdiamo 3 di ordine pubblico e abbiamo 20 di crescita. Per il momento voglio 4 di ordine pubblico, non per qualcosa, perché devo tenere sotto controllo la situazione di Contrada. Contrada che tra l'altro ci posso costruire qualcosa. Allora, Contrada sicuramente, sicuramente va a fare la corruzione vampirica più 3 e via. Poi, oltre alla corruzione vampirica, aumentiamo anche il cimitero. Crescita. Nuova ricerca disponibile. In realtà potrei fare questo. Meno 20% vittime colpite dal logoramento causato da territorio non vampirico. Questo è vero. È già qualcosa, diciamo, però non vorrei andare a rallentare troppo queste ricerche. Anche se al momento meno 20% di logoramento ci fa comodo, dai. Lo facciamo, lo facciamo. E tu ci muori, mio caro, perché non so perché sei passato qui. Ah, ma questi chi sono? Questi sono elfi? Ragni gigante? No, sono mostri. Non so chi sia sta fazione. Però, insomma, mamma mia, quanto è grosso. Speriamo che non ha niente contro i vampiri, perché questo ci potrebbe dare più di qualche problema. Vabbè, mi sa, hai stanziato delle truppe a Vurtab, ma capirai. E beh, adesso sicuramente perdiamo molta meno vita nelle zone di logoramento. Qua andiamo a fare un poco di introiti. O possiamo fare qualcosa di meglio? No. Ok, cimitero e si va al prossimo turno. Poi il prossimo turno sarà quello decisivo per attaccare Wurtbad finalmente. Oh, vabbè, questi nomi sono veramente uno scioglilingua.
E mi attaccano così a viso aperto. Ragazzi, siete sicuri? Allora, ma io non credevo che avesse ancora tutti questi soldati. Lo Stirland. Hanno pochissime lance, tanti alabardieri e un sacco di unità da tiro. Questo, se muoviamo bene le nostre cavallerie, li devastiamo. Per sicurezza, andiamo a salvare. E poi combattiamo, ovviamente. Ah, dobbiamo capire anche come muoverci perché loro dovranno ricevere gli alleati che rappresentano il grosso delle loro forze, sono 1441 uomini, quindi se riesco a distruggere rapidamente il loro primo contingente, probabilmente riesco anche a gestirmi senza troppi problemi i loro alleati. Vediamo un attimo anche la posizione della mappa, come è composta la mappa. C'è molta foresta. Questa parte centrale dovrebbe essere una collina. Che dobbiamo raggiungere subito, perché se la raggiungono prima loro con tutte le unità da tiro che hanno, ecco lì potrebbe essere. Ci metterebbero parecchio in difficoltà. Va bene, va bene. Beh, non c'è d'altro da aspettare questo lunghissimo caricamento. Che questo lunghissimo caricamento arrivi a fine, a termine. Poi, queste che unità sono che non mi ricordo? Sono pistoleri? Che roba è? Intanto il nostro Vargulf che, insomma, è livellato. Questo dovrebbe essere livello 5. Sì, 2 argento a livello 5, livello 6, poi c'è 7, 8, 9, esatto, quindi lui è livello 5, una freccia di argento invece è livello 4, le frecce di bronzo sono da 1 a 3 e poi ci sono le frecce oro da 7 a 9, che il massimo dovrebbe essere 9 come livello per le unità. E i nostri piccoli ghoul della cripta di livello 4, poco alla volta pure loro livellano. Gli scheletri, vabbè, frontline, non è che sia così importante averli alti perché fanno il loro porco lavoro anche se sono di livello 1. Giochiamo d'azzardo se ci riesce. Infatti qui al centro c'è una collina, una foresta. Questo è un ottimo territorio per le loro unità da tiro. Bisogna fare attenzione. Allora, facciamo in questo modo. Queste saranno le forze di Manfred. Poi, abbiamo questa qua sarà la nostra linea principale e poi la cavalleria. Allora, io in questo caso preferisco. No, inizia schieramento. Io in questo caso preferisco schierare prima. Ma schierare qua sta gente è un po' un casino, sapete? Se li schiero di qua. Schiero di qua o li schiero di qua? No, forse è meglio schierarli qui. Subito dietro metto Manfred a questo giro. Manfred lo metto un attimo più indietro. Che altrimenti mi viene proprio massacrato. La cavalleria ai fianchi, inevitabilmente. Allora, voi di qua e voi di qua. E iniziamo la battaglia. Muoviamoci subito, ragazzi. I rinforzi da dove arrivano? Arrivano davanti. Ok. Forza, muoviamoci tutti. La cavalleria, questa cavalleria qui si inizia a fare un bel giro per di qua. Magari la riusciamo anche a mantenere nascosta, mentre quest'altra cavalleria la spostiamo qui sul lato destro. Ah, caspita, sono già arrivati qui. Ok, allora, la terza cavalleria di qua. Allora, voi subito qui.
andati a bloccarli. Tanto hanno già visto questa... l'unità 4 di cavalleria. Ma perché c'è solo un'unità di cavalleria, scusa? Beh, vabbè, lasciamo stare. Allora, cavalleria subito. Bisogna bloccare subito queste unità di arcieri, tutte queste unità da tiro che hanno. Ne hanno tante di unità da tiro, troppe per i miei gusti. Ok, Vlad, vai ad indebolire il loro lord. Allora, subito sulle unità di arcieri la cavalleria. Questa unità di cavalleria che sta andando avanti così, ma... gli arcieri scappano, meglio. Meglio. Forza. Dobbiamo riuscire a distruggere rapidamente queste unità, perché così avremo il controllo. Ci possiamo giocare meglio questi rinforzi, ecco. Ok, loro già si stanno ritirando. Ottimo. Qua siamo nettamente in superiorità numerica. Ora, la cavalleria la possiamo pure radunare tutta insieme. Bene, 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 bene. Ok, indietro. Dietro che sta arrivando la loro unità di cavalleria. Ritorniamo indietro tutti. Questo sta per morire addirittura. Aumentiamo un po' la disciplina. Bustiamoci un poco. Allora, cavalleria che si è fatta indietro. Sapete cosa vi dico? Che carichiamo pesante questa unità di cavalleria. Forza. 4 unità contro 1, voglio vedere che fanno. Perfetto, perfetto. Allora, forza ragazzi, via 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 indietro con la cavalleria, stanno arrivando gli arcieri. Allora, linea, prima linea, subito in avanti. Deve arrivare, deve avanzare anche Manfred. Però c'è ancora il loro lord. Allora, facciamo così, Manfred rimane a combattere. Warfug deve andare sul loro lord. Qui. Anzi, facciamo così, li spostiamo tutti. Cavalleria, no, così no. Vi dovete spostare. Forza, girateli. Date tempo ai nostri soldati di avanzare. Occhio a questa unità di fanteria che cerca di aggirarci. Subito spostatevi voi a fermarli. Ok. Allora, cavalleria, tu su di loro. Voi qui. Voi prendete tutti gli arcieri, forza. Tutte le unità di tiro le dobbiamo tenere sotto scacco, altrimenti ci fanno troppo male. Ci hanno annientato un'unità perché ci hanno veramente troppe unità di arcieri questi. Porca miseria. Forza, questi sono pericolosi. Vai cavalleria, vai. Ecco, facciamoli entrare nelle foreste. Voi che state facendo? Forza, combattete. Date una mano ai vostri alleati. Anche voi, mettetevi qui. Perfetto, la cavalleria sta facendo il suo lavoro. L'importante è che loro non sparano frecce, anche se non mi... anche se non attaccano, se non li uccidono definitivamente, però l'importante è che non sparano frecce. Forza, raga. Facciamo una cosa. Ritorniamo subito indietro e sfruttiamo di nuovo il bonus di carica. Quindi, tutti indietro. Anche se prendiamo qualche freccia, non fa niente. Via, a caricarli, subito. Guardate queste 4 unità di... da tiro che sono full vita. Forza, forza, forza. Caricateli. Intanto qui in front line come sta andando? Beh, direi che sta andando alla grande, li stiamo massacrando. Cioè, è rimasto sull'ultimo cavaliere. Ah, vabbè, ma Alberico, va bene. Allora, lui bisogna indebolirlo.
Manfred, però tu dovresti andare su di lui. Però c'ho il Vargulf che sta quasi quasi per lasciarci. Speriamo di no, deve reggere. Ma quante caspita di unità da tiro c'hanno questi? Forza cavalieri, forza. Stanno facendo un lavoro assurdo la cavalleria. Veramente assurdo. No, 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 ritirati, ritirati. Se no perdo il Wargulf. No, ah, cazzo. Ho perso il Wargulf. Non l'ho tenuto sotto controllo. Porca miseria. Ma mai mi sarei aspettato che me l'avrebbero ucciso il Wargulf. Ma proprio mai. Ecco, questa è un'unità che non dovevo perdere. Porca miseria. Beh, la cavalleria sta facendo il suo lavoro. Loro sono rimasti un po' bloccati. Qua ci sono dei lancieri. Li spostiamoli e andiamo ad attaccare questi arcieri qui. Che anche unità di cavalleria non le voglio perdere. Anzi, facciamo una cosa. Diamo un attimo una mano a loro perché c'è veramente un sacco di gente qui. Le unità di tiro le stiamo gestendo benissimo. Veramente loro con le unità di tiro non hanno fatto nulla. Allora, qua siete sprecati. Questa unità di fanteria deve andare a dare manforte qui. Anche voi vi potete spostare qui. Ok, perfetto. Loro se ne stanno andando. Via, 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 via. Carichiamo qui. Carichiamo alle spalle. Fiancheggiamoli. Bene, la cavalleria sta facendo un ottimo lavoro. Come sempre. Vittoria. È una vittoria però che mi lascia un po' di amaro in bocca. Non mi interessa tanto del negromante che ci hanno ucciso, però il Wargulf, perderlo è insomma una bella botta. Beh, la cavalleria devastante come al solito. Anche Ghoul delle Crypt ha un sacco di uccisioni. Però porca miseria, porca miseria. Quel Gargulf era un'unità di cui sentiremo la mancanza. E devo cercare di reclutarne uno quanto prima possibile. Poi era anche livello 5. Insomma, aveva già livellato abbastanza. Peccato. Peccato proprio. Beh, è stata una battaglia in cui comunque abbiamo combattuto abbastanza bene. Le nostre truppe hanno fatto un po' tutte quelle che dovevano fare. Non c'è tanto di cui lamentarmi se non per il fatto di... di quel Wargulf che non riesco a pronunciare, che abbiamo perso. Qua posso prendere, prendiamo un'unità di lancieri. Perché no? Io credo che poi dovrei anche iniziare a puntare un po' su quelle delle cripte. Qua possiamo direttamente andare all'attacco. Sì. Allora, questo è un assedio. Allora, loro hanno giusto la guarnigione dell'insediamento che è forte. Io sinceramente dovrei... non so, penso di doverli attaccare direttamente. Che davvero questa guarnigione non può rappresentare una grandissima minaccia. Quante unità da tiro c'hanno? C'hanno giusto 3 unità da tiro, di cui una è gravemente ferita. Qua salviamo... e insomma non perdiamoci tempo. Perché non posso attaccare? Come mai non posso attaccare? Vabbè, non so, continuiamo l'assedio. Ma mi sembra strano che io non possa attaccare. Va bene. Alla contrada com'è la situazione? Sì, l'ordine pubblico si sta stabilizzando poco alla volta. Va bene così. Cosa posso costruire qui? Un pochettino di il cimitero? Sì, dai, un po' di crescita ci va sempre bene. Poi questa missione non l'abbiamo più fatta. Fatto è che, insomma, sta spada del sigillo d'oro non è che mi entusiasmi. Sì, 3 di difesa e di attacco corpo a corpo, ma non è niente di che. Cioè, ci sono veramente oggetti migliori. Se è un oggetto comune, ma non ne vale la pena, secondo me. E niente, passiamo al prossimo turno.
Beh, io ora però non so se quel necromante sia un danno averlo perso. Forse non doveva morire, forse c'è un seguito per quella missione. Allora, Wolfric ha ordine pubblico più uno della provincia locale, ok. Potenziamento disponibile. Oh, siamo in capitale, ragazzi. Allora, facciamo il punto della situazione. Possiamo già fare guardia di grandi tumuli? No, perché ci serve l'arsenale. Ci sono i Varghest che possiamo andare a fare, anche sì. Però io darei la precedenza all'arsenale antico, perché senza arsenale antico non possiamo reclutare guardie dei tumuli. Questo è il punto. E qui io ci andrei a fare anche, iniziare a fare un po' di corruzione vampirica qua a sud. Perché, insomma, penso ce ne sia bisogno. Penso ce ne sia bisogno. Quindi corruzione vampirica, dai. Mentre qui... dove? No, se mi fai... Cliccare su Manfred, ok. Adesso possiamo finalmente attaccare. E abbiamo anche un ariete. Allora, salviamo. E attacchiamo. Let's go. Non mi interessa se perdo molte unità in questo assedio, perché anche se perdo molte unità in questo assedio, significa privare lo Stirland di tutto il suo esercito. Poi l'ultima città che l'ultimo insediamento che mi rimane da prendere, quello lo posso prendere a occhi chiusi. L'importante è vincere questa battaglia. Ci sono anche ghoul delle cripte che sono abbastanza bassi di vita. Beh, poi sicuramente dopo la guerra con lo Stirland. Sarà uno dei miei primi pensieri sarà quello di un attimo ribilanciare l'esercito. Va bene tutte queste unità scheletriche, però secondo me è molto importante utilizzare sfruttare più delle cripte e inoltre stanno anche per arrivare insomma, le guardie dei tumuli, quindi allora, Vlad, tu hai bisogno di 1, 2 e 3 lancieri. Quindi, ok. Queste unità di lancieri e di scheletri qui, no. La cavalleria purtroppo sarà un po'. Dovrà fare da diversivo, si dovrà prendere le frecce. Ora, io sinceramente credo che. Dov'è il centro città? Allora, il centro città è qui. Indipendentemente dalla porta che decido di sfondare. Oddio, forse è più vicino qui. No, no, ma sta proprio al centro, non cambia niente. Allora andiamo a sfondare la porta qui più a destra. Voi andate qui e vi faccio vedere la cavalleria che sembra apparentemente, che è molto, l'utilizzo della cavalleria è molto limitato durante gli assedi, perché ovviamente ci sono le mura, non è che possono salire sulle mura oppure sfondare. Possono sfondare il portone, però si può rendere la cavalleria molto più utile facendo da diversivo per quelle che sono le frecce del nemico. Quindi iniziamo voi subito qui. Ora, questi perché non si muovono? Ok. Voi dovete salire sulle mura e cavalleria subito. Dovete distrarre gli arcieri nemici e prendervi tutte le frecce. No, 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 Manfred, cazzo. Cioè, cazzo, Manfred è velocissimo, figa. Vattene indietro e fa prendere le frecce tuoi. Beh, è più veloce della cavalleria, che roba è? No, forse dovevo muovere prima la cavalleria. Muoviamoli un po' qua zig zag. E comunque la cavalleria non se la filano proprio. Oddio, non proprio, però insomma. In realtà per fare questo bastava anche un'unità di cavalleria, eh.
Anzi, facciamo così. In questo modo smetto di cliccare in continuazione. L'ariete che purtroppo è lentissimo, ma vabbè. Cioè faranno, secondo me sfonderà, faranno prima loro a sfondare il pottone prima che arrivi l'ariete. Ok. Queste unità non potranno anche fare a meno di combattere, scenderanno direttamente qui e le spingerò verso il centro della, verso il centro città. Vabbè, dai ragazzi, attacchiamo tutti quanti il portone, facciamo entrare dentro anche la cavalleria. Sinceramente, posso dire una cosa? Abbandona sta macchina d'assedio che non ti serve a niente proprio. Forza. L'ariete è inutile, cioè è troppo lento. Inutile no, però è lento. Troppo. Cioè, danni a portone già al 70%, quelli dell'ariete doveva ancora arrivarci. Insomma. Allora, bravi ragazzi. Voi che siete? Siete tutti lancieri? Ok, scendete qui, fate una bella cosa. Beh, ci metterete un poco con le scale. E abbiamo sfondato. Let's go, entriamo. Qui dentro com'è la situazione? E beh, c'è il loro lord. O comunque la loro unità principale. E quindi che vogliamo fare? Ma aumento lente. Questi qui sono inutili perché sono abilità inutili perché non uso magie, quindi. Qua sulle mura sta andando tutto come si deve. Beh, questa unità di arcieri sta perdendo, ovviamente, corpo a corpo. Anche qui sarà una carneficina per gli umani. Allora, voi però dovete andare a dare manforte a quest'altra unità che è a metà HP, quindi. Svantaggio 2 contro 1. Perfetto. Voi siete scesi nel frattempo. Andate a posizionarvi qui. Anzi, voi sarete il gruppo 4. Ok. Posizionatevi qui. E andate al centro città. Tanto anche loro stanno salendo sulle mura. Ma è possibile che l'ingresso è ancora bloccato? Entrate ragazzi, forza! È da mezz'ora. Fate entrare sta cavalleria, porca miseria. Purtroppo questo è il problema delle, della cavalleria negli assedi. No, questi lancieri li mandiamo all'attacco qui. Senza problemi. Insomma, se riesce a fare qualcosa. Hanno bloccato e praticamente questo è in imbuto. Dobbiamo sfondare per forza. Allora, qua sopra, beh, sta andando come deve andare. Ma questi continuano ancora a lanciare frecce, forza, attaccateli. Qua sopra anche stiamo perdendo, forza, che è sta mosceria? Questi qui che non ho capito, devono salire, devono attaccare. Forza, ma i lancieri mi iniziano a far guadagnare tempo prima che entra la cavalleria, però qua è tutto bloccato. Riusciamo ad entrare una volta per tutte? Ci andiamo a prendere questo centro città? Che non voglio rischiare di perdere delle unità veramente per un assedio banale. Forza, andiamo al centro città. Cavalleria, muoversi. Di qua. Questo è il fatto è che questi si difendono ancora. Ok, Empower me.
Ma perché non vanno al centro città? Muovetevi, dai, lasciate perdere sti quattro lancieri. Dai, questa unità la facciamo combattere con questa, dai, giusto una. Sono quattro morti, dai. In realtà i quattro morti siamo noi. Però vabbè, ci siamo capiti, sono quattro gatti, ecco. Manfred, scusa, ma perché vai di qua quando devi andare di qua? Dai, datti una mossa. È bella che si sta muovendo solo Manfred di tutta la sua... di tutta la sua squadra. Guarda, non lo seguono. Era ora. La cavalleria nel frattempo ci arriva al centro città. Madonna mia, i comandi di sto gioco. Davvero, questa è una battaglia che si vince da sola, porca miseria. Stiamo rischiando di perdere delle unità per delle sciocchezze, o perché i comandi non funzionano. Allora, qua sopra ci sono ancora tre unità di fanteria per combatterne una. E questa unità è ancora in piedi, questa unità di lancieri. Questa unità di scheletri guerrieri non riesce a tirare giù quattro arcieri. Scheletri guerrieri se ne vanno perché dovrebbero fare danno, invece non lo fanno. Qua stanno perdendo addirittura contro un'unità di fanteria. Forza, andate al centro città, raga. Che vinta, figa. Dai, caricate alle spalle. Manfred intanto sta fermo così, senza fare niente. Manfred, buttati nella mischia e dai a tutti la disciplina. Forza che ci serve. No, ci sta quell'unità di fanteria per combattimenti. Esatto. Quella deve essere fermata. Manfred, ora puoi baffare tutti. Vai. E gli facciamo un bel paninozzo. Fanteria per i combattimenti ravvicinati e attaccano da lontano. E infatti stanno vincendo. Vabbè, ritorniamo indietro e li ricarichiamo. Sparano e attaccano corpo a corpo. Sono fortissimi questi. Unità di cavalieri poi livello 4, eh. Boh, ritorniamo indietro. E li riattacchiamo. Anche qui torniamo indietro. Cavalleria. E pronti che ricarichiamo. E let's go. Questi non ce la fanno se non faccio sempre sta cosa della carica. Basta fare così. Perché quando li caricate prendete il bonus della carica. Quindi, ma... beh, aspetta, forse devo prendere una rincorsa un attimo più efficace. Vai indietro. Un'unità è stata annientata. Vabbè, saranno gli scheletri. Sì, sono stati gli scheletri. Forse veramente non riusciamo a sfondarli. Ma sì, usiamo tutto. Abbiamo ancora più disciplina. Quanti ne sono rimasti? Sono 630 loro, non sono pochi. La roccaforte nemica sarà presso tua. Ma sì, perché stiamo combattendo. Il centro città è praticamente nostro. Loro stanno reggendo, ma non reggeranno ancora per molto. Devo ritirare questa unità, altrimenti rischio davvero di perderla. Boh, andare a caricare qui ormai. Qua praticamente sono presi da entrambi i fronti. E non riesco ad utilizzare la magia. Ecco. No, niente, non riesco ad usarla. Ciao. Vittoria. Vabbè, però è stata molto più sofferta di quella che doveva essere. Devo un po' distribuire meglio le forze del mio esercito. Ho troppe unità di fanteria e non va bene.
I ghoul delle cripte mi sono morti? No, per niente. Ho perso soltanto un'unità di scheletri con spada, che tra l'altro poi su quelli lì che hanno ucciso più di più. Poi, anzi, no, questa qua è 151. Però è veramente strano questi scheletri con spada. Uno contro uno con unità di arcieri e perdevano. Vanno assolutamente tolti per il momento. I lancieri tankano, cioè fanno il loro dovere. Non mi interessa se le unità di lancieri fanno poche uccisioni. Non è quello il loro compito. Da notare come le unità di cavalleria, che praticamente sono rimaste bloccate fuori dalla fortezza per tutto il tempo, hanno fatto un sacco di uccisioni. Ok, occupiamo questo insediamento, Wurtbard è finalmente nostro e loro subiscono il logoramento. Io direi di non andare a perdere tempo. No, vabbè, per il momento resta qui. Lui bisogna ucciderlo subito. Che cosa possiamo fare ora? Possiamo fare rinascita della non morte, più 16 di disciplina e più 24 di difesa corpo a corpo. Bersaglio se stesso incide anche sugli alleati nelle vicinanze. Durata 18 secondi. Facciamo questa. Allora, non c'è altro che posso fare? Le province come stanno? Lo Stirland? Vabbè, sì, lo Stirland è in difficoltà, perché figurati. Qua possiamo fare addirittura ordine pubblico, però non... Vabbè, smettiamo di tassarla questa provincia per il momento. E visto che c'è un grande problema di ordine pubblico, non posso nemmeno fare il braciere per la corruzione vampirica. E niente, iniziamo a fare il bosco sinistro, poi vediamo poco alla volta come venirne fuori da questa situazione di rivolta, potenziale rivolta da parte dello Stirland. Vabbè, ovviamente capisco il passaggio di governo, diciamo così. E loro se ne vanno via. Si chiudono a Flensburg, giustamente. Che dovrebbe essere la loro ultima città. Finalmente, meno 20% del logoramento subito, è ottimo. Ci serve in questo momento. Possiamo fare, non so se meno 100% per il mantenimento degli scheletri, oppure più 2 più 2 gradi bonus per tutte le unità scheletriche. Sono entrambe ottime come ricerche, però facciamo questo. Avere più soldi comunque non è mai una brutta cosa. Posso reclutare qualcuno nel frattempo, ma veramente poca roba. Flensburg, che tipo di guarnigione ha? Ha una guarnigione abbastanza debole. Secondo me questi li dobbiamo attaccare subito, senza aspettare oltre. Cioè, anche perché chi rischiamo di perdere? Allora, questa è un altro assedio. Di nuovo? Porca miseria. Allora, sinceramente vorrei finire questo assedio prima di finire questo episodio, perché loro devono morire adesso, quindi salviamo e andiamo direttamente ad attaccarli. Deve essere veramente un assedio rapido, veloce, una decina di minuti, non deve durare di più. Loro sono abbastanza pochi. Sono 661 di rinforzi. Ah, ma non è un assedio, è una battaglia aperta. Però qua al centro c'è tipo una roccia. Oddio, non lo so, mi sembra una mappa strana. Non ricordo di averla mai fatta, sapete? Allora, finalmente un caricamento in tempi umani. Era ora. Iniziamo lo schieramento. Ok. Unità di Manfred, numero 1. Scheletri. Il nostro esercito di scheletrozzi, numero 2. No! Poi, la prima unità di cavalleria e anche la seconda. Andiamo a posizionare qui davanti gli scheletri. Subito un po' più indietro, Manfred.
e le due unità di cavallerie ai fianchi. Ok, voi di qua e voi di qua. 3-2-1, si inizia. Allora, senza indugiare, loro dove stanno? Non lo so, però penso che la cosa migliore da fare sia quella di avanzare. Allora, intanto iniziamo a far avanzare anche le unità di cavalleria. No, non mi piace sto movimento così. Fatto è che non li vedo. Mi viene da pensare che ci vogliono tendere un'imboscata. Probabilmente stanno qui. Stanno qui o stanno addirittura qua dentro. Vedremo, vedremo. Eccoli, eccoli. No, sono semplicemente lontani. Ah, ci stanno aspettando qua giù. Quindi è molto probabile che si stiano nascondendo qui dentro. Ma per me può anche andare bene. Ah, questa cavalleria qui per il momento non la faccio avanzare. Eccoli, eccoli, eccoli. Ok, unità 2 front line di qui, unità 1 subito più dietro. La cavalleria per il momento resta così dove sta. Magari loro li posso far avanzare qui vicino ai campi. E loro invece stanno bene così. Io voglio aspettare sempre prima che lo scontro inizi. E dopo poi farò caricare le forze nemiche dalla mia cavalleria. Non prima. Manfred in che posizione si trova? Manfred, ok. Beh, è inutile dire che Manfred deve prendere di mira il nemico, così come i ghoul. Si stanno iniziando a muovere. Allora, vediamo un po' di fare le cose come si deve. Iniziamo già ad assegnare a ognuna della nostra unità di attaccare singolarmente un nemico. Così andiamo a creare una situazione sempre di uno contro uno, perché abbiamo una grande superiorità numerica e la dobbiamo sfruttare. Ok, iniziano a sparare, va bene così. Va bene. Ok, la cavalleria può avanzare ora. La cavalleria che si deve spostare di qua. Loro possono già farsi un bellissimo giro e attaccare la loro backline. Si stanno riposizionando, ma va bene. Manfred, vai a prosciugare lui. E potenziali tutti. Ok. Perfetto, cavalleria contro questa unità di arcieri. Voi andate proprio, vi fate il giro largo, andate alle loro spalle. Questa cavalleria qui contro quest'altra unità di arcieri, voi vi andate a fare un giro largo per andare a prendere loro. Perfetto, perfetto. Allora, forza, muovetevi di qua. E via, si carica alle spalle del nemico. Anzi no, voi caricate questi che sono rimasti senza una cavalleria che li attacchi. Perfetto, va bene così. Allora, qua indeboliamo ancora i leader nemici. Va benissimo. Allora, questa cavalleria deve ritornare indietro per andare a caricare di nuovo. Caricate e via, vanno bene anche gli alabardieri. Fotte sega. Cioè, guarda, li fa volare via tutti. Esagerato. Cioè, vedi potenziare poi le unità veramente forti di una razza che cosa comporta. Forza, andiamo anche sugli spadaccini. Let's go. Devastati tutti. E andiamo, basta veramente un'unità di cavalleria poi potenziata come si deve dei vampiri, E il devasto. Va bene che qua giochiamo facile perché abbiamo anche una superiorità numerica schiacciante, però insomma, raga.
La potenza di questa unità è incredibile. Vabbè, stanno scappando. È vinta. Attaccate lui, Albert. Forza, caricate Albert. È travolto proprio. Aspetta, voglio cercare di ucciderlo. Uccidete lui. C'è bisogno di ucciderlo, perché sennò se scappa via è non nel caso. Tenetelo bloccato. Via, tutti quanti su di lui. La gang bang. Beh, da qua non te ne vai, ciccio. Sei destinato a morire. Quasi non si vede, guarda. Eccolo qui, è lui. Aldebrand. Ce la facciamo a ucciderlo, forza. Veramente in fin di vita. Sta cosa che i lord sono così forti in Total War Warhammer non mi piace, però è così, niente. Poi il gioco è un giocone. Il lord nemico è morto, finalmente, e terminiamo la nostra battaglia. Termina battaglia. Non abbiamo perso unità, abbiamo rischiato con i ghoul. Però ci è andata bene. No, loro sono stati devastati proprio, davvero. Però hanno ancora delle truppe rimanenti. Gli rimangono ancora delle truppe. La cavalleria, come sempre, devastante. Lancieri che fanno il loro dovere. E questi scheletri qui che invece fanno sempre poche uccisioni. Manca ancora poco e li rimpiazzeremo, ragazzi. Faremo anche. Penso che andrò a diminuire anche un po' la fanteria per i lancieri perché sono oggettivamente troppi. Ok, occupiamo questo insediamento e vinciamo. Stirland, abbiamo avuto il controllo, abbiamo ottenuto il controllo completo e lo Stirland come fazione è stata distrutta, finalmente. Questo dovrebbe creare un po' più di tranquillità qui. Nello Stirland, che cosa possiamo fare? Io credo che possiamo fare un pochettino di introiti. Sì, ci servono. Punti abilità non assegnati. Che cosa vogliamo fare? Attacco per le unità di ghoul, orrori delle cripte, Wargulf. Non ancora. Allora, sapete una cosa? Io sto pensando di dare un destriero a lui. Cavalcatura, incubo bardato, oppure destriero infernale. Che cambia? Cambiano le statistiche. Qua guadagno armatura, velocità e bonus di carica. Qua invece guadagno disciplina, velocità e bonus di carica, ma perdo armatura. Qua invece cosa prendo? Dimensioni del raggio di influenza della disciplina più 25% è tanto roba. Più 5 di disciplina quando si è in attacco, esercito del Lord, resistenza alle armi da tiro. 10%. Mi piace questo. Dimensione del raggio di influenza della disciplina 25%. Prendo questo. Visto che è un lord che va a potenziare le sue truppe, ci sta. Adesso ci dobbiamo fermare perché non abbiamo altro da fare. Cioè, più che altro ci abbiamo tanto da fare, però dobbiamo curarci un poco. Come soldi stiamo messi abbastanza bene considerando l'esercito che abbiamo, 3842, anche se potremmo fare di meglio. Ci sono anche delle tecnologie che aiutano, io poi sono andato a vedere off-camera un po' le tecnologie, e ci sono queste qui che per esempio aiutano il fattore economico, le entrate derivanti dalle città più 15%. Gli introiti derivanti dagli edifici degli spiriti vendicativi più 30%, che sono veramente dei bonus massicci. Qua c'è addirittura la corruzione vampirica nelle province adiacenti più uno in tutte le province, che sembra poi piccolo come buff, invece è davvero tanta roba.
E insomma, poi gli introiti delle biblioteche proibite e dalle torri del necromante più 30%, insomma, qua è veramente tutto il lato economico della razza delle tecnologie dei vampiri. Va bene, ragazzi, abbiamo appena raggiunto il video di un'ora, come sempre. Io voglio soltanto avanzare il turno e poi salvare. Vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, lasciare un bel like e attivare le notifiche quando i video saranno up per i prossimi futuri contenuti che porterò. Non mi resta che altro che salutarvi. Intanto qui che c'è? Fervore militare, costi di reclutamento, facciamo costi di reclutamento e via. Missione completata, sì, eccetera, bla bla bla. Dicevo, non mi resta altro che salutarvi e ci vediamo al prossimo episodio di Total War Warhammer 2. Ciao, raga!